In Italia il settore edilizio scolastico è un reparto che consta di circa 42.000 edifici e più di 9 milioni di utenti. Le sue problematiche coinvolgono quindi un ampio settore all'interno del patrimonio italiano. L'architetto Paola Boarin dell'Università di Ferrara interviene in merito alla riqualificazione di tali edifici. La riqualificazione dell'edilizia scolastica può portare numerosi vantaggi, in primis per quelli che sono gli utenti che beneficiano di ambienti più confortevoli e migliori dal punto di vista qualitativo, e assolutamente le pubbliche amministrazioni che risparmiano in termini di risorse economiche nella gestione di un vastissimo patrimonio edilizio ormai obsoleto e caratterizzato da notevoli carenze prestazionali, e a livello più ampio, a livello nazionale, l'opportunità di qualificare dal punto di vista energetico e ambientale questo vasto patrimonio può portare numerosi vantaggi per una riduzione delle emissioni a livello di rete nazionale, quindi rientrare all'interno degli obiettivi di Kyoto. È un ambito di notevole criticità, poiché le problematiche in campo sono molteplici e poiché i fattori che vanno a influenzare questo settore sono molteplici. L'importante all'interno di questo processo edilizio è la gestione del progetto, e la gestione del progetto di riqualificazione deve considerare anche l'edificio riqualificato e quindi tutte le fasi di management dell'edificio riqualificato.